Credo che è essenziale puntare all'Europa League. No, ragazzi, la classifica lì da vedere. No, ma io non dico niente, però io personalmente punto in campo cercando di ottenere il massimo da ogni partita, poi alla fine si vede dove siamo. E questo è un altro discorso. Io ti dico solamente che secondo me l'obiettivo essenziale di questa squadra qui è sempre stato l'Europa League e deve esserlo ancora. Perché appena abbiamo alzato un attimino l'asticella, abbiamo sempre avuto delle grosse problematiche. Sì, allora, sì, io dico calma e gesso. Calma, e Gesso non lo dico, però lo dici sempre te. E allora dico calma. E Cimosa. Vedi? Gol dell'Inter di Cassano da 60 metri, una botta impressionante da fuori al 42esimo. Un destro veramente potentissimo e angolatissimo. Super gol anche questo. No, imprendibile questo. Imprendibile? Sì, sì. No, non cominciamo, ragazzi. No. Io ho palo con gol, piacere registro il parere di Roberto. Palo gol. Che non ha giocato, se ne intende. No, io. E quindi. Come fa a prendere? Guarda. Ha preso il mezzo esterno, è rientrato sulla. Non poteva prendere. Gran gol. No, il problema. Raffaello? Concordi, gran gol, zero responsabilità. T'ho visto un po', ecco, lo sapevo che eri un po' titubante, lo sapevo. Io sono un vivianista convintissimo. Lo sapevo. Però i miei amici ex portieri, eccetera, eccetera, mi insegnano che da quella distanza i palloni si dovrebbero sempre prendere. Il tiro di Cassano è stato molto bello. È allargato all'ultimo momento, a onor del vero. Fra l'altro in questa partita abbiamo visto dei grandissimi gol. Mamma mia, davvero. Quello il primo di Jovetic, il secondo il bello, di Ljajić e questo di Cassano appartengono alla categoria dei grandissimi. Tra i cinque il più bello è quello di Jovetic. Sì, il più bello è quello di Jovetic, ma anche il Ljajić, ragazzi. Posso dire una cosa? Vorrei sapere se in questi amici portieri di Raffaello non ha mai preso un gol da fuori l'area. No, per dire, io capisco. Tutti l'hanno presi, ma. Sì, però per dire, il gol che ha preso Viviano a Roma posso anche darti ragione. Ma questo no. Ma questo no, ma infatti. C'è una punizione per la Fiorentina. Vediamo se l'ispirato Ljajić. Poi anche messo un minimo di responsabilità, chi se ne frega stasera. No. Allora, parte dunque sul pallone Ljajić e Borja Valero, ma dovrebbe andare Ljajić, si allontana anche Borja Valero, siamo molto decentrati sulla sinistra dell'area di rigore, fuori dall'area di rigore dell'Inter. Però credo che Ljajić troverà in porta, parte fuori di poco. E insomma, anche qui ci ha provato bene Ljajić. 44 in corso, un minuto e mezzo al termine, più il recupero. Sembrava più vicino, visto frontale sembrava più vicino, però comunque. Tra le cose buone di Montella è il fatto che abbia tenuto in campo 90 minuti Ljajić. Per me è stato un premio alla prestazione, una dimostrazione della fiducia che ora ha in questo giocatore. No, fra l'altro poi c'è da dire un'altra cosa, ragazzi. Qui si rischiava un Mihajlovic 2, cioè in che senso? Ma con questa striscia di risultati negativi, l'entusiasmo della gente e le presenze non eccessivamente numerose dallo stadio di stasera, purtroppo ne sono una testimonianza, si rischiava un nuovo abbassamento dell'umore. Invece una partita come questa è un innalzamento totale, giustamente, per una tifoseria che, diciamolo, sabato scorso ha patito un'altra umiliazione, perché al di là della sconfitta e il modo con cui la squadra ha perso, che obiettivamente ha gridato vendetta. Occhio ecco, Gonzalez ha fatto la sua solita lo so. Però vabbè, i giocatori veri sono anche questi. Montella ti dice che sono le caratteristiche dei giocatori. Riparte in contropiede la Fiorentina, sta pescando. Le caratteristiche dei giocatori si possono anche migliorare. Esatto. Gran corsa di Ljajić che porta la palla fino a quasi all'area di rigore, poi la lascia Yama che addirittura si permette due dribbling, poi il terzo lo viene chiuso da Ranocchia, poi di nuovo quattro mi sembra di aver visto, sì anche a me Giorgio, di minuti di recupero. Occhi di Falco. No, due. Abbiamo visto. 4 diviso 2, giustamente. Siamo stati brevissimi. Giustamente. Come sempre ci abbiamo preso. Giustamente, la partita è ampiamente decisa. Non è corretto come applicazione, perché comunque ci sono state 6 sostituzioni, quindi devono essere almeno 3, ma chi se ne frega. Ma va bene così.
va, non bene così, va benissimo. Nessuno dell'Inter ha protestato. Ma che. Poi finito le pagelle, Raffaello? Finito le pagelle? Portati avanti, dai. Sì, difficilissimo fare pagelle stasera, insomma, facilissimo. Difficilissimo fare le pagelle stasera. Stasera è più semplice del solito, Dai. 8:30 politico a tutti. La miseria. Troppo. 8:30 politico, però sono. Oggi ha fumato. Cosa? Cattivo che sei, Roberto. Che ha detto? Niente. Che roba dice? Le cattiverie, niente, ma le dice piano, niente. Così che uno non può replicare. No, io non ho detto nulla, ho detto che secondo me oggi ti sei un po' esaltato nella situazione. No, non è vero, perché t'ho come detto. Come ho? T'ho detto. Siamo con i piedi per terra, vediamo la, abbiamo ritrovato la Fiorentina che abbiamo visto fino a Natale. Insomma, bevuto questo un po' non troppo, me lo, ha detto, questo via. Non me lo puoi contestare. Robertino, Io dico che questa è una Fiorentina in ripresa, sicuramente positiva nel risultato, sicuramente positiva nella prestazione, però non è ancora quella che abbiamo lasciato prima di Natale, anche perché, ripeto, l'avversario non è quello che ti può dire questo. Io al di là passo di qui, Roby, non ti preoccupare, no, però ho visto pagelle, il movimento degli uomini in campo, il gioco, gli smarcamenti. Insomma, c'è stata tutta una serie di cose che ti fanno pensare. Finita 2-1, a prescindere dal valore più o meno alto dell'avversario, è una super squadra festa che per è ritornata ai livelli entrambi, prenatalizi. Quadrati. Sorride anche Diego con guanto fiorentino, con guanto.